No, mi scusi, però stiamo andando nel ridicolo. Io penso che sia offensivo verso i cittadini di questo paese. Cioè, il governo De Micheli avete messo voi l'IMU agricola qualche mese fa. Certo. E oggi il Presidente del Consiglio viene a dirci, o meglio ieri, a fare l'annuncio toglierò l'IMU agricola. Certo. Ma sapete che ci sono persone che fanno prestiti, imprese, liberi professionisti che fanno prestiti per pagare le tasse, agricoltori che fanno prestiti per pagare le tasse, e voi la mettete qualche mese fa, dopo la battaglia. E la penso se la De Micheli è onesta intellettualmente. Se è onesta intellettualmente, fammi finire. Dall'inizio è una balla questa, è una balla. E se la De Micheli è onesta intellettualmente, abbiamo fatto battaglia, abbiamo sollevato il problema in Parlamento, l'abbiamo detto niente, avanti a votare il mio agricola, inserita qualche mese fa. E oggi il Presidente del Consiglio ci viene a fare il mago delle tasse dicendo che la toglie. Vabbè, però dovreste essere contenti allora, Federica. Evidentemente abbiamo ascoltato anche la voce dell'opposizione. Mi scusi. Sì, oltretutto l'IMU agricola è stata corretta e non è se a lei viene a casa il ladro e le ruba la televisione, e il giorno dopo gliela riporta, gli fa le feste, dice meglio con un ladro Stato che se l'è tenuta, un ladro. Però non è che sia proprio una brava lo persona. Stato non ecco. È un ladro, lo Stato non è mai un ladro. Lo Stato è un ladro, con le tasse che sono tasse da ladro.